Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrero, se preferite Melocchi, e immagino che abbiate cliccato molti di voi questo video per il titolo. Ebbene sì, anche nelle coppie più stabili è coccoloso, ogni tanto non si è d'accordo, ogni tanto si litiga, ma in questo caso, trattandosi di un argomento che non riguarda la vita di coppia, vorrei fare un video al riguardo proprio per esprimere il mio parere contrastante. A cosa mi riferisco? Nello specifico, Sabaku ha fatto un post dove criticava le persone che si lamentavano dell'incompletezza di Final Fantasy VII Remake, della sua ripetitività, linearità e del fatto che per questa ragione è diverse altre, la seconda parte, le successive, secondo loro non sarebbero dovute essere vendute a prezzo pieno, addirittura gratis. Ora, la critica presente nel post io l'appoggio pienamente. Ritengo che chi pensa che Final Fantasy VII Remake non sia un gioco tecnicamente, artisticamente valido, che non meriti il full price, o peggio ancora, che le parti successive vadano regalate. Potrei dire tante cose, diciamo che è ignorante. Ignorante nella sua accezione più delicata, ovvero di inconsapevolezza di come funziona un mercato e dei costi e del valore produttivo e artistico effettivo di questo titolo e plausibilmente di quelli che verranno dopo. Per cui da questo punto di vista io sono pienamente d'accordo. Final Fantasy VII Remake merita il full price e le parti successive, se si attesteranno su questo livello, lo meriteranno altrettanto. Ma Sabaku, per appoggiare questa sua opinione, che ripeto ritengo corretta, ha fatto un paragone che secondo me è sbagliato. Ha infatti paragonato Final Fantasy VII Remake a God of War per PlayStation 4. Va detto che al momento di questo post Sabaku non ha ancora finito Final Fantasy VII Remake e io penso che la parte finale del gioco sia molto importante per poter fare un paragone fra due titoli. Ma già così io potrei dire che il paragone di base è sbagliato, visto che God of War per PlayStation 4 è a tutti gli effetti God of War 4, mentre comunque Final Fantasy VII Remake punta a essere l'inizio di qualcosa. God of War per PlayStation 4 potremmo parlare e parleremo del fatto che non ha una fine, ma se non ha una fine, allora non ha neanche un inizio, visto che tantissimi elementi narrativi fanno riferimento a cose dei titoli precedenti che non vengono spiegate, giustamente perché si dà per scontato che si sappiano. Uno dei colpi di scena più potenti riguarda qualcosa che chi non conosce i giochi originali God of War non comprenderà o non proverà assolutamente nulla. Per cui già di base secondo me il paragone traballa e non poco, visto che non si tratta dello stesso tipo di prodotto. Va da sé ovviamente che da questa parte in poi del video ci saranno spoiler tanto su God of War quanto su Final Fantasy VII Remake. Proseguiamo per punti. Quanto già detto vale ancora, per cui già il paragone secondo me non regge perché God of War per PlayStation 4 in ogni caso è un God of War 4, non è God of War Remake, quindi già proprio a livello narrativo non si pone allo stesso livello di Final Fantasy VII Remake, non è ciò che è Final Fantasy VII Remake parte 1. A questo aggiungiamo un'altra cosa, God of War PlayStation 4 è effettivamente stato pensato per essere l'inizio di una nuova trilogia, una sorta di soft reboot, perché comunque il contesto narrativo viene completamente modificato. Per quanto, ribadisco, il passato non viene cancellato ed è un elemento molto importante della storia. Tuttavia, la trama, la narrazione, il bilanciamento della storia di God of War è stato già pensato a monte per essere suddiviso in tre macro archi, in tre episodi, in tre giochi, distinti e separati. Al contrario, per quanto possa essere rielaborata, la trama di Final Fantasy VII Remake è e rimarrà comunque un adattamento di quella che era una storia pensata come unicum, come integrale. E attenzione, questo non è un difetto, ma è un dato di fatto, è come un romanzo che viene adattato per essere una serie TV. È ovvio che certe cose verranno modificate proprio per adattarsi al medium diverso, quindi una narrazione episodica per cui certe cose vanno cambiate. Prendo l'esempio The Man in the Castle ispirato a un romanzo. Molte cose sono state cambiate proprio perché il tipo di narrazione è completamente diverso. E si parla di ritmo narrativo, di personaggi principali, ma anche di veri e propri elementi di trama. Ad esempio, quello che erano i testi sovversivi sono diventati pellicole perché nel medium d'arrivo, ovvero la serie TV, la pellicola avrebbe avuto più effetto rispetto a un testo scritto. E per lo stesso motivo, se la prima stagione di The Man in the Castle, presa così, non ha un finale, neanche la terza, a dirla tutta, l'ultima, però quello è un altro discorso. Final Fantasy VII Remake è effettivamente fatto a pezzi.
E ripeto ancora una volta, non è una critica, non è un problema, però è una constatazione. Ma invertiamo il punto di vista. Parliamo quindi di God of War. Mi direte, ok, sì, siamo tutti d'accordo, Final Fantasy VII Remake è episodico, lo sappiamo. Ma allora anche God of War? Non esattamente. Se dobbiamo essere veramente pignoli, non esattamente. È evidente che God of War lasci delle aperture. Alcuni personaggi sono un po' ambigui. Alcuni eventi non vengono spiegati, alcuni indizi vengono già buttati per preparare a un continuo della storia. Ma l'arco narrativo di God of War inizia e finisce. Il viaggio degli eroi inizia e finisce. C'è un obiettivo che si ha all'inizio della storia e quell'obiettivo viene raggiunto. Il cattivo che si contrappone al viaggio dell'eroe, degli eroi in questo caso, viene sconfitto. I due eroi crescono nel corso della storia. Completano il loro rapporto e raggiungono un punto di equilibrio. Per cui la missione viene compiuta, il nemico viene sconfitto e la crescita viene raggiunta. Per questo motivo, God of War si regge sui suoi piedi, al contrario di Final Fantasy VII Remake, dove in realtà il viaggio non è che appena iniziato. La svolta c'è, ma non è esplicata. Non abbiamo un vero e proprio viaggio, non abbiamo una vera e propria crescita. Tutto quello che riguarda il viaggio e l'obiettivo degli eroi, il loro cambiamento nel corso dell'avventura, non viene spiegato all'interno del gioco. Tutto questo, e sto chiaramente parlando anche del finale, viene lasciato in sospeso, in attesa di un continuo. Per cui, presi singolarmente, quindi ipotizzando che non uscirà mai una parte 2 di Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Remake parte 1 non si regge in piedi da solo. Evidentemente, se accadesse lo stesso con God of War 2, se God of War 2 non uscisse mai, il nuovo God of War 2 chiaramente, è ovvio che certe cose non verrebbero mai spiegate, quindi per dire la vendetta di Freya arriverà mai, però questo è qualcosa di esterno all'evento principale della storia, che è stato compiuto. Proprio perché è un adattamento, Final Fantasy VII Remake non è costruito così. Non c'era un viaggio. C'era il voler salvare Aeris, sì, ma effettivamente sono riusciti a salvarla perché quella è soltanto una delle cose importanti della storia, proprio perché Final Fantasy VII non era strutturato per avere una struttura episodica. Se si fossero limitati a lasciare la trama una a uno, in effetti avremmo potuto dire che un macro arco si era chiusa, la storia di Midgar. Il problema è che la storia di Midgar in questo caso diventa soltanto un orpello e l'evento finale è un colpo di frusta talmente forte, uno schiaffo in faccia a mano aperta talmente forte che ti fa capire in prospettiva quanto quello fatto fino a quel momento è stato nulla. Inoltre viene chiaramente detto, una volta attraversato quel portale non saremo più gli stessi, ma ciò che è effettivamente cambiato non viene spiegato. Diciamocelo francamente, guardando e giocando Final Fantasy VII Remake, in un'ipotesi in cui la parte 2 non uscirà mai, noi non sappiamo chi è vivo e chi è morto. Capite bene da soli per questa ragione che non si può paragonare l'equilibrio che tiene su God of War da solo a quello di Final Fantasy VII Remake. Pensate al personaggio di Roche che viene presentato, si vede una volta e sparisce. Qual è il suo scopo? Qual è il suo ruolo? Ci rivedremo? Sì, ok, ma perché esisti? Lo scopo di Sephiroth, la vera natura di Aeris, il pericolo che Sephiroth appunto pone per il pianeta, cosa succederà adesso che il destino non c'è più, cosa è cambiato, quello che ho già detto prima, chi è che è vivo, chi è che è morto, che non si è capito. Ripetiamo ancora una volta perché siamo testardi e ripetitivi, questa non è una critica, è giusto che un lavoro episodico possa avere queste sospensioni, questi cliffhanger. Queste robe lasciate al prossimo episodio, nella prossima puntata capiremo questa cosa, è giusto, ma appunto non è la stessa struttura pensata per God of War. A questo aggiungerei un'altra cosa, mi potreste dire sì, ma anche in God of War alla fine c'è un evento cliffhanger. No, perché l'apparizione di Thor alla fine di God of War viene inserita nella narrativa. Thor non è l'ultima cosa che vede il giocatore prima di un taglio netto. Subito dopo l'apparizione di Thor, il gioco continua. E non solo, i personaggi commentano ciò che il giocatore ha visto, bollandolo come visione e o sogno. Kratos dice: non è il momento di pensarci, ci penseremo dopo, adesso abbiamo da fare. E che cosa ha da fare Kratos? L'endgame, il completismo. Quindi quell'evento è inserito nella narrativa, non è un extra, non è un prossimamente nell'episodio successivo.
Ed è ovvio che è uno spiraglio lasciato per il futuro, ma ciò non toglie che ipoteticamente, se God of War non uscisse mai, quello sarebbe soltanto un brutto sogno, ma che comunque la storia principale di God of War è iniziata ed è finita. L'apparizione di Thor è inserita narrativamente in una maniera molto più organica che, per esempio, un secret ending della Kingdom Hearts saga, eppure noi non pensiamo che se vediamo un finale segreto della Kingdom Hearts saga, allora Kingdom Hearts non è un gioco completo perché abbiamo visto che c'è il finale segreto e succedono le cose, c'è Riku bendato con i capelli lunghi che corre nel palazzo e quindi Kingdom Hearts non ha una fine. No, il finale di Kingdom Hearts è un finale aperto. Ma io penso che da bambini nessuno abbia mai pensato che Kingdom Hearts non aveva un finale e Kingdom Hearts 2 avrebbero dovuto regalarcelo. Un finale aperto non è un finale da spiegare. A meno che non sia narrato male. Però, per struttura, il finale aperto è un finale che lascia speculazioni su cosa accadrà dopo. Ma quello che è accaduto fino a quel momento deve essere perfettamente comprensibile. In God of War è così. Tutto è perfettamente comprensibile. Le speculazioni che fa il giocatore riguardano una sua ipotetica pregressa conoscenza della mitologia norrena. Il fatto che il vero nome di Atreus sia Loki è irrilevante ai fini della storia. Ha molto più importanza quel murales, che però potrebbe appunto riguardare il destino, la morte di Kratos, che prima o poi arriverà. Ma il contenuto del murales, il vero nome di Atreus, non va a modificare ciò che è stato vissuto fino a quel momento, un viaggio iniziato e concluso. Il fatto che Freya auguri la morte a Kratos, desideri vendetta, non è rilevante ai fini di tutte quelle che sono state le battaglie all'interno del gioco, visto che comunque potenzialmente quello è il grido di dolore, di rabbia, di odio di una madre che si è visto il figlio strappato dalle mani, un figlio per il quale aveva fatto follie. Ma di base non è nemmeno detto che Freya sia un nemico dei God of War 2, per quel che ne sappiamo sarà un nostro alleato. Magari ci disprezzerà. Magari ci odierà, ma per qualche motivo sarà dalla nostra parte, quindi non è automatico, non è uno scontro lasciato in sospeso. Lei dice che si vendicherà, ma non è certo che lo faccia. Questo per dire che la storia e il finale di God of War sono perfettamente comprensibili, speculazioni a parte, perché è un finale aperto. E su questo siamo tutti d'accordo, ma God of War, nella sua interezza, è equilibrato, ha un inizio, una fine ed è comprensibile. In Final Fantasy VII Remake, ripeto, a fine gioco noi non capiamo cosa succede. E infatti ci sono fior fior di video fioccati fuori su YouTube e quant'altro, ma anche soltanto post su Reddit, che cercano, sono persone che cercano di capire cosa ho appena visto, proprio perché la spiegazione sarà nella prossima parte. Non c'è un singolo personaggio in Final Fantasy VII Remake che viene chiuso, proprio perché è proprio una parte 1. Non, la parte 2 sarà strettamente legata alla prima. Sicuramente i personaggi crescono, Cloud in primis cresce, ma la svolta non viene esplicata, proprio perché la spiegazione ci attende nella parte 2. Ultimo, ma non meno importante, la scritta alla fine. God of War, PlayStation 4, non ha una scritta alla fine. Final Fantasy VII Remake, sì, ed è a tutti gli effetti un continua. Da questo punto di vista, Final Fantasy VII Remake è molto più simile a God of War 2, che effettivamente a suo modo ha una scritta alla fine, The End Begins, proprio perché ti lascia in sospeso la battaglia con l'Olimpo. Infatti, God of War 3 comunque comincia esattamente dove era finito God of War 2. E nonostante questo, continuo a ritenere God of War 2 molto più equilibrato e autoconclusivo rispetto a Final Fantasy VII Remake, dal punto di vista narrativo. Proprio per struttura, Final Fantasy VII Remake è una, capitemi, presa per il culo ai fan di vecchia data, proprio perché ti fa capire alla fine che tutto quello che hai vissuto fino a quel momento era un inganno, era un gioco del destino, ma che da adesso in poi inizia il vero viaggio, il viaggio sconosciuto. E per questo motivo le certezze che hai avuto fino a quel momento non contano più nulla. Come tu giocatore non hai più certezze, non le hai esattamente allo stesso modo in cui i personaggi non hanno più certezze. Infatti, e penso che su questo siamo tutti d'accordo, Final Fantasy VII Remake alla fine lascia più domande che risposte. Non si tratta di uno spiraglio aperto verso il futuro, di un piccolo raggio che riesce a passare filtrato da una tenda. No, no, è una porta sfondata da una squadra SWAT. Questo di per sé, lo so che l'ho già detto, ma la gente lo so che guarda i video a saltare, quindi ogni tanto va ridetto, non è sbagliato. Ed è stupido pensare che se è così, allora le altre parti devono essere gratuite. E allora Kill Bill volume 2 non, al cinema dovevi vederlo gratis. Matrix Revolution lì al cinema dovevi vederlo gratis, per quanto in quel caso sarebbe stato un indennizzo, visto che Reloaded era un'offesa all'umanità.
Perché se tu metti in 6 parti il sestuplo dell'impegno che hai messo in una parte, devi essere pagato 6 volte. L'ultima volta che ho controllato, i cofanetti delle seconde e terze stagioni su Amazon delle serie TV stavano allo stesso prezzo della prima, se non addirittura più alto. È proprio illogico come ragionamento. Questo non è Final Fantasy VII venduto in pezzi. Final Fantasy VII Remake, il progetto, è un riadattamento della storia dell'originale Final Fantasy VII suddiviso in episodi. E questo è ciò che accade da anni, da decenni, nella serie TV. Per cui, concludendo, la prima cosa è non siate ignoranti, non siate prevenuti, non siate vecchi dentro. Non scambiate il fatto che magari a voi questo gioco non piace o non vi ispira, perché esiste anche l'antipatia. Voi non accettate l'idea che esista Final Fantasy VII Remake? Bene, ma non giudicate le persone a cui piace. Tuttavia, mi dispiace, ma io non sono d'accordo con Sabaku. Il paragone non regge. God of War non è Final Fantasy VII Remake. Sicuramente ci sono delle idee in comune, ovvero un progetto a lungo termine, ma è ben diverso. God of War è stato pensato per diventare l'inizio di una nuova trilogia, ma non era automatico che le parti 2 e 3 sarebbero mai uscite, per cui comunque si regge sui suoi piedi. Al contrario, Final Fantasy VII Remake aveva già la parte 2 in produzione prima dell'uscita della parte 1, proprio perché quella è una reale suddivisione di una storia, le cui singole parti non possono essere paragonate narrativamente a un gioco come God of War, che di per sé, pur lasciando delle aperture, è completo. Per quanto rielaborato, Final Fantasy VII Remake è un adattamento e quindi avrà degli elementi narrativi in sospeso fondamentali, perché si tratta comunque di una storia molto longeva, in cui i personaggi non si vedono di continuo. Molto spesso spariscono per tanto tempo, per cui è inevitabile che certe cose vengano solo accennate e spiegate in un secondo momento. Nel caso della prima parte e del finale, praticamente ogni cosa dovrà essere spiegata, il finale compreso. A questo punto, però, fatemi sapere la vostra, possibilmente in maniera civile. Davvero è un periodo pesante per tutti, c'è la quarantena. Ciò non toglie però che il rispetto e l'educazione, soprattutto in queste ultime settimane, ho notato che si sono fatti sentire, ne soffrono parecchio. Quindi per favore, con calma, non vi ha offeso la mamma, quindi siamo tutti tranquilli, parliamo con educazione, fatemi sapere cosa ne pensate e detto questo io vi ringrazio e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!